Ciao a tutti. Allora, ragazzi, perdonatemi, ma io non giro da un sacco di tempo. Saranno 2 settimane, più o meno. Sì, più o meno. Scusate davvero, ma non ho avuto tempo. Assolutamente non ho avuto tempo. Non ho avuto voglia, non ho avuto tempo e quindi ho detto, vabbè, oggi devo fare, sto uscendo. Perché devo andare in farmacia e poi devo andare all'Lidl, ho detto ma sì, facciamo un get ready, così tanto per fare 2 chiacchiere e non farvi sapere che non sono morta, sono ancora viva, però veramente non... Tra l'altro ho finito la crema giorno, dovrei aprirne un'altra, ma attualmente sto usando questa che purtroppo come contorno occhi non è sufficiente, nel senso è sufficiente di giorno, ma di sera non lo è. Quindi la sto usando come contorno occhi da giorno e crema da giorno. Perché ragazzi, come contorno occhi, con la situazione della mia pelle, non so se vedete, sono piena di ponfi, di imperfezioni, ma ho il ciclo, quindi ci sta, è normale. Allora, scusate se sentite abbaiare, parlare, ma ovviamente la casa ci sono altre persone, non posso, e i cani, non posso ovviamente impedire alla gente di vivere. Anche per questo, ragazzi, non ho girato video in questi giorni perché ho avuto un sacco di cose da fare, un sacco di gente in giro, tra operai, giardinieri e quant'altro, per cui ho detto lasciamo perdere. Quindi in questa casa non c'è mai silenzio, concentrazione, che io posso mettermi a girare dei video. Non è così. Vabbè, non importa. Ma ci tenevo a fare due chiacchiere sulle ultime cose che sono successe. Voi sapete bene che io ogni tanto faccio questi recap veloci mentre mi trucco, mi preparo. Giusto per tenerci informati, per chiacchierare, per farvi sapere che sono viva, che non sono morta. Allora, cosa è successo? Avete visto la bocciatura purtroppo del DDL Zan. Questa cosa mi ha lasciato molta amarezza. Mi ha lasciato molta amarezza perché un paese che non è in grado di tutelare i diritti di tutti, principalmente le categorie più deboli. Quindi disabili, bambini, anziani, non è un paese degno di essere chiamato tale. Io ho molta, molta amarezza perché questo paese sta dimostrando sempre di più che qui vige la legge della giungla. Quindi chi commette dei reati anche gravi, a sfondo razziale, a sfondo contro le donne, a sfondo sessuale, per le discriminazioni nei confronti degli omosessuali, vince sempre. Mi fa molta rabbia questa cosa, ragazzi, perché nonostante noi sulla carta ci dichiariamo un paese laico, in realtà non lo siamo. Non lo siamo. Vincono i cattobigotti, quelli che ci sono cose più importanti. Cos'è più importante della difesa e della dignità delle persone? Secondo me niente. Ovviamente io sono sconvolta, basita, non so, trovate voi il termine più adatto perché ancora una volta il popolo italiano, o meglio, chi ci governa, ha dimostrato di essere stupido e di preferire quelle politiche di assistenzialismo o che possono essere... Allora, sentite mia madre che parla, sta parlando al telefono, lei urla quando parla al telefono. Quindi la sentite sicuramente. Comunque, ragazzi, quindi questa è stata la delusione profonda e immensa della bocciatura del DDL Zan.
Ovviamente tutto il paese civile si è indignato per questa bocciatura, perché non è che è una cosa che riguarda soltanto omosessuali, disabili, riguarda tutti noi. Ognuno di noi dovrebbe sentire, dovrebbe, il condizionale d'obbligo, dovrebbe sentirsi colpito da questa bocciatura. Invece è come se, sì, l'indignazione, si sono indignati, pubblicamente anche moltissime persone, però non succederà nulla. Non succederà nulla. E questo è quanto. E questo è quanto. Poi. Oh, scusate, i capelli non sono stato pietoso, ma devo fare la decolorazione, non ho avuto voglia, sinceramente. Poi ancora notizie sui vaccini, su questa famosa boost, questa famosa terza dose. Gente che continua a dire: ah, non ce ne libereremo più. Ragazzi, ogni anno facciamo il vaccino antinfluenzale. Non è che ci siamo liberati, lo facciamo una volta sola e poi non lo facciamo più. Il vaccino per il Covid ha una scadenza, lo avevano detto tutti fin da subito, quindi non vedo tutto questo sbigottimento, non lo capisco. È un vaccino che dovremmo ripeterlo finché. Ma speriamo che succeda, ma io purtroppo non è una cosa che succederà a breve. Dovremmo ripeterlo ogni 6 mesi, 9 mesi, quanto sarà. E amen, finché questo virus non scomparirà, dovremo farci sto vaccino. Cioè, mettiamoci il cuore in pace. E sento ancora, chissà cosa c'è dentro questo vaccino. Ragazzi, non c'è niente dentro questo vaccino. Avete visto, ovviamente sono stati pubblicati sia in Bugiardino che sugli documenti ufficiali di ricerca di questo vaccino, sono stati pubblicati gli ingredienti. Noi non ci capiamo niente perché non siamo né scienziati né medici. È come se un ingegnere, come se una persona normale pretendesse di capire computometrico estimativo di un geometra o di un ingegnere. Ciascuno di noi è addetto ai lavori. Personalmente, un medico sa fare il medico, un giardiniere sa fare il giardiniere. È come se io mi mettessi a pretendere di parlare o di capire di medicina. No, ragazzi, ognuno di noi deve fare il suo lavoro. I medici e gli scienziati fanno il loro lavoro, quindi non sappiamo cosa c'è dentro il vaccino. Sappiamo quello che c'è, ovviamente noi non ci capiamo niente perché non siamo medici e non siamo addetti ai lavori. Dentro il vaccino c'è quello che ci deve essere per proteggerci da questo cazzo di Covid. Ancora sento: ah, ma allora se ti puoi contagiare lo stesso, quale senso ha il vaccino? Ragazzi, lo ripetono da quando c'è sto vaccino, da gennaio sì. Il vaccino non protegge dall'infezione, protegge dagli effetti gravi dell'infezione. E questo si può vedere dai dati dei ricoveri in terapia intensiva, che sono meno della metà rispetto all'anno scorso. Ciò significa che il vaccino sta funzionando. Anche in Inghilterra, dove purtroppo la variante sta facendo ammalare tantissime persone, anche perché non dimentichiamo che gli inglesi hanno cominciato con questo vaccino molto tempo prima di noi. Anche in Inghilterra, dove si stanno contagiando tante persone, non hanno sviluppato forme così gravi come era l'anno scorso. Cioè, ragazzi, l'anno scorso, all'inizio dell'inverno, io mi tremavano i polsi per vedere tutti i morti e i ricoverati che c'erano. Quest'anno sono molti meno. Così significa che il vaccino sta funzionando. Ti infetti lo stesso? In alcuni casi sì, ti infetti. È molto più difficile prenderlo ed è molto, molto più difficile prenderlo in forma grave. Puoi infettarti? Sì, puoi infettare molto meno dei non vaccinati, perché è uno studio proprio pubblicato su Nature, se volete andatelo a leggere, è in inglese ovviamente. È uno studio pubblicato che dice che chi è vaccinato infetta molto meno e per molto meno tempo rispetto a chi non è vaccinato. Questa cosa che dicono è il siero, stanno sperimentando. No, ragazzi, il vaccino non è più in sperimentazione, ormai è stato sperimentato, punto.
Mancava soltanto una cosa burocratica. È stata ottenuta, il vaccino non è più in sperimentazione. Quindi, chissà cosa potrà succedere tra 8 anni. Non lo possiamo sapere. Come non possiamo sapere cosa succederà domani mattina se esco e mi investono per strada. Sono tutte fantasie prive di fondamento, ma questa è una cosa che io vi dico sempre. Risulto anche noiosa certe volte. Perché? Perché cerco di sperare che le persone inizino ad ascoltare e le persone giuste e non ad affidarsi a gente che viene radiata dall'albo perché fa degli scorsi fuori di testa, gente che è laureata all'Università della Vita su Facebook. Imparate ad ascoltare chi ha veramente titolo per parlare di queste cose, che sicuramente non sono i complottisti Novax e quant'altro. Per il resto che dirvi, ragazzi, io ci sono poco, ci sono veramente veramente poco, ma non perché io sia particolarmente, sì, sono impegnata sicuramente, ma magari per una sera così potrei anche trovare un momento, ma sinceramente devo essere onesta con voi, non ho avuto voglia. Non ho avuto voglia, non ho più voglia di fare YouTube. Mi è passata la voglia di fare YouTube. Perché? Perché sono successo, cercando nel frattempo l'altro, che disastro, l'altro colore di questo, non mi ricordo dove l'ho messo, vabbè, metterò questo. Mi sta passando la voglia di fare YouTube, ragazzi. Sono molto sincera con voi. Sono molto molto sincera con voi, mi sta passando la voglia. Perché non lo so. Perché affronto questi periodi fondamentalmente. Mi è successo anche l'anno scorso. Poi ho ritrovato vigore, ho ritrovato. Penso che sia una cosa che affrontiamo un po' tutti. Un po' tutte le persone che fanno YouTube. Sinceramente. Mi è veramente passata la voglia. Perché? Perché preferisco fare altro, perché mi scontro continuamente con un popolo di ignoranti che c'è su questa piattaforma sempre maggiore, ma come con tutti i social, però su questa piattaforma sta veramente peggiorando, sta veramente degenerando, a parte episodi veramente di intolleranza, violenza verbale inaudita, ragazzi, inaudita. Cioè io ultimamente sto vedendo delle cose che veramente mi lasciano da tutte le parti, da tutte le parti. Non lo so, non è, forse non, perché si dice da questa parte di YouTube, in realtà YouTube è tutta una, ragazzi, è tutta una, ma sto vedendo un po' questo degenero dappertutto, in tutti i canali che seguo, dei commenti di odio, di cattiveria. Io lo capisco che siete frustrati, che avete una vita di merda, però dovete anche capire che da questa parte della telecamera ci sono delle persone, delle persone. E non è bello leggere certe cose, è brutto, brutto. Questo odio vomitato sulla gente a caso, sconosciuta, che vedete solo in video, avvelena la vostra anima. Avvelena la vostra anima. Ci sono dei commenti veramente brutti, brutti, deleteri, negativi, vomitevoli. Rendete conto di quello che scrivete, di cosa vi esce dalle dita quando scrivete? Non ve ne rendete conto? Cioè è grave questa cosa che non ve ne rendiate conto. È grave che non vi rendiate conto che certi commenti, gli insulti, la diffusione dei dati personali, le cose che scrivete, sono gravi, ragazzi, sono gravi. Sono gravi e vi mettono a rischio di che se qualcuno si incazza e vi fa una denuncia, poi non potete andare a piangere e dire ma io non volevo, no? Poi non funziona così, perché, ripeto, c'è una legge da un paio d'anni, credo, un anno e qualcosa, che è odiare ti costa, che ha in
inasprito molto le pene nei confronti di chi vomita odio in rete. Perché ragazzi si parla di alcune cose, sono reato, la diffusione di dati personali delle persone, la diffusione dei numeri di telefono, degli indirizzi, sono cose gravi, gravi. Datemi una regolata, datemi una regolata. Pensate, se questa cosa la dicessero a me o la facessero a me, come starei? Non credo bene, non credo bene. Ed è uno dei motivi per cui francamente mi sono resa conto che YouTube sta diventando un porcaio. Porcaio, ma non soltanto da questo lato, come dice qualcuno, questo lato di YouTube, tutta YouTube sta diventando così, perché ho letto commenti sotto gente che fa cucina, che fa altri contenuti, che fa qualsiasi roba, disgustosi. Disgustosi, di una cattiveria inaudita. Io capisco che dovete sfogare la frustrazione della vostra vita di merda, ma non così. Non così, andate in palestra, andate da uno psichiatra, andate da uno psicologo, andate dove vi pare. Non così. Fatevi curare, ragazzi. Oppure andate a sfogarvi da un'altra parte. Contate fino a 10 fino a scrivere determinate cose. Perché alcuni sono sicura che hanno dei disturbi, ne sono sicura. Perché non c'è altro rimedio. Quindi, come l'anno scorso, perché più o meno l'anno scorso è successa la stessa cosa. Ho questo periodo di down, non ho voglia di fare nulla, non ho voglia di creare contenuti, stranamente per me, perché io sono una che è vulcanica, a cui piace creare contenuti. Anche una mia amica mi ha scritto, mi ha detto, Ali, perché non fai, mostri tutto quello che hai, stai usando. Raga, non mi va, non mi va. Vi rendete conto? Cioè io sono arrivata al punto di dire, raga, non chiudo YouTube perché sono 9 anni, il mio canale ha quasi 9 anni, quindi no, chiudere YouTube? Assolutamente no, lo voglio tenere aperto, però momentaneamente ho deciso di prendere una pausa dal pubblicare contenuti. Ogni tanto faccio questi video per farvi vedere che sono viva e che non sono sparita, anche se magari qualche volta commento a destra e a sinistra o scrivo qualcosa, ma ho veramente poca voglia, poca voglia. Si affrontano questi momenti in cui l'umanità ti fa schifo, cioè, detto molto sinceramente, in cui dici, ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Cioè io sono serena, tranquilla, ho la mia famiglia, la mia tranquillità, chi me lo fa fare di mettermi qua a farmi vomitare addosso di tutto? Cioè no. Cioè ragazzi, io ho dovuto continuare a tenere i commenti in restrizione perché non avete idea di quello che la gente mi scrive. Non avete idea. Io sono costretta a tenere i commenti in revisione perché non intendo che queste persone possano scrivere lo schifo che scrivono e che soprattutto gli altri possano leggere lo schifo che scrivono. No, non lo permetto. Io non permetto che sul mio canale ci siano certe persone. Infatti vengono automaticamente i commenti non approvati e questa gente è bannata. Perché non esiste, ragazzi, non esiste. Internet sta diventando internet. In generale sì, perché anche sugli altri social, su Instagram, su Facebook, ne leggo veramente di tutto. Ragazzi, cominciate a capire quando è ora di finirla. Cominciate a capire quando è ora di finirla. Perché qualcosa non va. Qualcosa non va seriamente. Bene. Vi saluto e vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao.